negato lo status di profugo, giovane nigeriano vuole uccidersi ad Arizzano, ricoverato in ospedale. Interconnector, conclusa la fase concertativa, regione firma intesa con Terna, sindaci ossolani disertano l'incontro. La riforma del terzo settore dimezza i fondi per i CST piemontesi, mina la loro sopravvivenza e quella delle associazioni di volontariato. Camminare insieme ad Arona, tante donne hanno sfilato sotto la pioggia per dire no alla violenza sulle donne. Don Alfredo, cittadino onorario di Baveno, la cerimonia ieri sera prima dell'inizio dei lavori consiliari. Nel menù del sabato sera del basket ci sono Paffoni Fiorentina e il derby salvezza tra la Mammi e la Vina Vilcipira al Palamico. Ben ritrovati dalla redazione di Viccia Notizia, questa edizione del nostro telegiornale. In apertura la cronaca, nuovo intervento delle forze dell'ordine questa mattina al centro di accoglienza di Arizzano. Un giovane migrante aveva minacciato di togliersi la vita quando ha saputo che la sua domanda non è stata accolta. La disperazione per aver ricevuto il secondo diniego al riconoscimento dello status di profugo, un'incomprensione con gli operatori e forse qualche suo problema personale hanno causato il gesto di un giovane nigeriano di 23 anni che questa mattina ha cercato di buttarsi sotto la macchina di un automobilista che passava di fronte al centro di accoglienza di Arizzano. È successo poco dopo le 9, secondo quanto ricostruito il ragazzo doveva andare a Torino accompagnato da un'operatrice per alcune pratiche burocratiche dal momento che nei giorni scorsi gli era arrivata la risposta definitiva sull'impossibilità di restare nel nostro paese. Il giovane forse ha capito male, credeva di essere portato via per essere buttato fuori dall'Italia e ha dato in escandescenza scappando sulla strada. Dietro di lui sono arrivati altri due migranti che stavano cercando di calmarlo e di spiegargli la situazione. L'automobilista ha subito dato l'allarme, sul posto è arrivata una pattuglia della Digos della Questura che ha cercato di calmare il ragazzo che però nel frattempo minacciava di buttarsi dal balcone. Pochi istanti dopo sono arrivati in forza i carabinieri guidati dal tenente Cristian Tapparo. Fortunatamente non ci sono state le tensioni della settimana scorsa. Il sindaco di Arizzano, Enrico Calderoni, è arrivato disponendo per il ragazzo, che è stato portato al DEA del Castelli, un trattamento sanitario obbligatorio. Il diretto interessato, poi, comprendendo la situazione, ha accettato il ricovero, capendo che fosse per il suo bene. Nulla di grave dunque fortunatamente questa volta, dopo gli scontri che una settimana fa avevano portato al ferimento di 7 tra poliziotti, carabinieri e finanzieri e all'arresto di 4 giovani migranti. Guida in stato di ebbrezza e sotto l'effetto di droga, controlli intensi nei giorni scorsi ad opera dei carabinieri, militari del NOR hanno sanzionato per abuso di alcol un 33enne che girava per Omegna, visibilmente ubriaco e disturbando i passanti. Nel corso dei controlli sulla sicurezza stradale sono state elevate sanzioni per un totale di 1.500 euro. Gli uomini del nucleo operativo radiomobile hanno anche controllato due locali pubblici, uno a Intra e uno a Fondotoce, elevando sanzioni amministrative per circa 3.000 euro. I carabinieri di Stresa hanno denunciato per guida in stato di ebbrezza. Un 41enne durante un controllo a Gignese aveva un tasso alcolico 3 volte superiore al limite consentito. Denunciato dai militari di Gravellona Toce, un 27enne che ha rifiutato di sottoporsi al drug test. I colleghi di Premosello hanno invece segnalato alla prefettura un 23enne e un 22enne sorpresi mentre fumavano spinelli in un capannone a Vogogna, mentre un 51enne è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza e gli è stata anche sequestrata la macchina. Maltempo, poca neve in montagna, se non sulle quote più alte, piccoli smottamenti in Ossola, ma la pioggia dovrebbe essere agli sgoccioli, due famiglie prudenzialmente sfollate a Pieve Vergonte. Resteranno in via precauzionale per tutto il fine settimana fuori casa le due famiglie che ieri sono state sfollate dalle loro villette a Megolo Cima, in comune di Pieve Vergonte. La causa, alcuni sassi che si sono staccati dal vicino versante, finiti in prossimità delle abitazioni. Oggi il sopralluogo del geologo, ma ne è necessario un altro, col bel tempo e terreno un po' asciutto, da effettuare probabilmente tra domenica e lunedì. È un discorso prudenziale, ribadisce il sindaco Maria Grazia Medali. Altro piccolo smottamento in comune di Domodossola, lungo la strada che da Cisore sale a Monteossolano. Frazione isolata, ma già domani la situazione dovrebbe risolversi. Pioggia in pianura e poca neve in montagna. In questi giorni di maltempo, fiocchi con il contagocce nelle valli, se non nella parte alta. In Anzasca è imbiancato il Moro, ma a Macugnaga Paese solo pioggia. Ariale e neve alternata a pioggia, quest'ultima ha un po' appesantito ma non sciolto il bel manto dei giorni scorsi di una trentina di centimetri, che ha permesso di aprire parzialmente l'anello di fondo.
pioggia agli sgoccioli e allerta gialla, ovvero ordinaria dell'ARPA per la Valle del Toce. Tutto sommato graziata dal maltempo questa parte di Piemonte a fronte delle alluvioni registrate nella parte bassa della regione e in Liguria. Sono partiti in aiuto degli alluvionati della provincia di Cuneo 7 mezzi dei vigili del fuoco di Verbania e 2 dei colleghi di Domodossola. La Regione firma il protocollo con Terna, lo ha annunciato l'assessore regionale Giuseppina De Santis, presente stamattina a Domodossola con i dirigenti di Terna per sottoscrivere il verbale sul progetto Interconnector Svizzera-Italia. Erano assenti quei sindaci dell'Ossola che già avevano annunciato che avrebbero disertato perché contestano il progetto. Da rilevare la presenza del sindaco di Crevola d'Ossola, Giorgio Ferroni, che ha distinto il suo ruolo dicendo di concordare con la decisione assunta con i colleghi assenti, ma di aver firmato il verbale per quanto riguarda la posizione di Crevola d'Ossola, visto che il progetto Interconnector porta alcune migliorie per il paese che lui come sindaco non può rifiutare. Ricordiamo che già altri 5 comuni hanno firmato il verbale, Formazza, Premia, Crodo, Baceno e Vogogna. E intanto il progetto Interconnector va avanti, come ci spiega la Assessore De Santis. Sarei stata pronta a tornare a discutere con gli amministratori della Val d'Ossola di tutte le loro perplessità. Credo che il lavoro che abbiamo fatto fino adesso dimostra che noi abbiamo preso sul serio le preoccupazioni dei comuni, tant'è che i verbali d'intesa che oggi Regione firmerà contengono una serie di miglioramenti sulle linee esistenti, è una serie di alternative di tracciato sulla linea nuova, il cosiddetto interconnector, che sono fatte, nascono proprio dalla volontà di Regione di accompagnare i comuni, minimizzare l'impatto dell'opera e prendere sul serio tutte le criticità da loro segnalate. Ci abbiamo lavorato per un anno, questa è un'opera strategica a livello nazionale, noi non ci possiamo rifiutare puramente e semplicemente. Il risultato finale di questa operazione, noi siamo convinti che rispetto alla situazione dei tracciati elettrici oggi in Val d'Ossola e rispetto al fatto che sono tracciati vecchi di 50 anni che comunque dovranno essere modificati, il miglioramento che si ottiene con l'accordo di oggi è significativo per la valle, è una cosa importante. Ecco, una delle accuse che vengono fatte dai sindaci dissidenti è che non si capisce esattamente dove verrà questo impianto di trasformazione. Ma noi abbiamo fatto, lo dicevo prima, un processo di concertazione che è durato oltre un anno. La decisione su dove si farà l'impianto non è ancora presa e non è questa la sede in cui si può prendere. Sono state valutate l'ipotesi iniziale più altre 2 ipotesi nuove. La valutazione definitiva avverrà nella conferenza di valutazione di impatto ambientale e successivamente nelle conferenze di servizi dove i sindaci avranno l'opportunità di esprimere prescrizioni, autorizzazioni specifiche. L'assenza dei sindaci quindi non blocca il progetto sicuramente? No, l'assenza dei sindaci di oggi mi rincresce molto, devo dire. Veramente mi rincresce perché, come dire, ci abbiamo lavorato per un anno insieme, mettiamola così, a livello tecnico, a livello politico. Non capisco tanto bene le ragioni di questa assenza, ma in ogni caso no, non lo blocca, perché siccome noi firmeremo, alcuni sindaci comunque hanno già firmato, noi firmeremo il verbale di intesa con Terna, ma ripeto, noi lo firmiamo perché siamo convinti che abbiamo fatto una cosa buona per la Val d'Ossola, non una cosa cattiva. E ora in Ossola, ma per parlare dello scontro apertosi fra Villa e Domodossola, Bartolucci attacca Pizzi sul mancato ruolo di comune capofila, Pizzi non ci sta e ribatte. È evidente che in valle si profila una rottura fra amministratori di centrodestra e quelli di centrosinistra.
Villa e Domo ai ferri corti. Villa reclama il mancato ruolo di capofila che Domo aveva promesso con l'aggiunta di centrodestra. Succede così che il sindaco Bartolucci sveste i panni della colomba che sin qui lo hanno caratterizzato per indossare quelli del falco e manda a dire al collega Pizzi: sono rimasto deluso dalla tua interpretazione del ruolo di Domo nell'Unione, nell'ente di Area Vasta. Una frase che nasconde però una frattura più politica e che risulta oggi insanabile. In un comunicato inviato ai mezzi di informazione, la presa di posizione del sindaco del secondo centro solano suona come uno sfogo. A distanza di 5 mesi dalla sua elezione, dice Bartolucci, Pizzi ha già reso chiaro e cristallino che la speranza di quell'indirizzo sovracomunale di primo piano per Domodossola era una speranza vana. Bartolucci scrive ancora: invece di riavvicinare le varie anime politico-amministrative, Pizzi ha messo subito in chiaro la sua ferma intenzione di relazionarsi soltanto con coloro i quali manifestano aderenza piena alle sue vedute in tema di migranti, ospedale e CIS. E non sarà un caso neppure se la lettera arriva a distanza di poche ore dall'annuncio domese di voler dirottare la quota parte dei ristorni frontalieri dalle tasche dell'Unione Montana sulla causa Bragoni, decisione in controtendenza rispetto a scelte passate compiute da Domodossola. La replica di Pizzi non si è fatta attendere, il comunicato è arrivato a metà mattina, il titolo riassume lo spirito battagliero dell'amministratore domese. Borghi e il PD vogliono chiudere il Cisossola, suona Pizzi. Borghi ha già dichiarato che bisogna fare un unico consorzio dei servizi sociali provinciali, la segretaria del PD anche, il presidente della provincia Costa ha indetto in tutta fretta una riunione per presentare lo studio sul CIS unico, studio che verrà consegnato a breve e che nessuno ha visto. Pizzi incalza ancora chiedendo: se nessuno ha mai visto lo studio, come fanno gli esponenti del centro-sinistra ad avere già deciso? Ah, dimenticavo, sono gli stessi che vogliono chiudere l'ospedale San Biagio. Ultimo passo del comunicato, una sorta di appello ai colleghi ossolani. Mi auguro, dice, ragionino sul da farsi senza prendere ordini. Il riferimento al 1° dicembre. Per quella data, infatti, alla stessa ora sono state convocate a Verbania l'assemblea dei sindaci della provincia da Costa per la presentazione dello studio sui CIS provinciale e a Domo quella del consorzio ossolano. Quale strada decideranno di percorrere i sindaci dell'Ossola? Un assaggio di quello che potrebbe accadere si è già avuto qualche giorno fa. Il sindaco domese ha convocato un tavolo tecnico per discutere del futuro del CIS ossolano. In pochi però si sono presentati. A dimostrazione del clima politico che si respira in valle, in serata i sindaci di Premosello Chiovenda, di Ornavasso e di Anzola d'Ossola hanno diffuso un comunicato nel quale hanno lasciato trasparire la possibilità di una loro fuoriuscita dal CIS Ossola. Rispetto a quanto sta succedendo, Monti, Boggio e Cigala Fulgosi dicono: trattasi di una situazione vergognosa che non trova scusanti e che non può essere certamente attribuita a un partito rispetto a un altro. La posizione dei comuni a questo punto è chiara: non voteremo persone nel CDA del CIS in cui i nomi non saranno stati condivisi, non possiedano affinità e competenze con le mansioni svolte dai servizi sociali e che non abbiano comprovate capacità. Non voteremo parimenti nessuna proroga del CIS Ossola per il 2017 se non ci sarà l'impegno chiaro e preciso di andare verso un unico consorzio provinciale con un unico direttore e un unico consiglio di amministrazione, e questo per garantire servizi uguali ed efficienti a tutti gli abitanti del VCO. I tre sindaci chiedono al presidente Pizzi di rimandare l'assemblea del primo di dicembre. Previsti per la rete dei centri servizi per il volontariato piemontesi pesantissimi tagli che metterebbero a rischio la sopravvivenza dei centri stessi e di conseguenza quella di tante associazioni di volontariato. Già avviato il confronto con i diversi livelli politici per denunciare una situazione inaccettabile. L'allarme è stato lanciato dal presidente del CST di VCO e Novara, Jaime. Assolutamente, pesantissimi tagli che rischiano di mettere in pericolo l'intera rete dei centri servizio per il volontariato del Piemonte. La riforma del terzo settore, che noi presidenti dei centri servizio concordiamo fosse da fare, adesso è arrivata alla fase dei decreti attuativi. Il decreto attuativo che riguarda la rete dei centri per il volontariato rischia di danneggiare pesantemente le attribuzioni di fondi. Ad oggi il fondo è alimentato su base regionale
regionale e poi su base nazionale. Le fondazioni bancarie che alimentano il fondo versano ad oggi 5 milioni di euro che rimangono sulla rete del Piemonte, perché è previsto il 50% dei fondi restino sul territorio dove le fondazioni bancarie hanno la propria sede, e il resto al fondo nazionale. La modifica che si prospetta è quella di un unico fondo nazionale e poi di una redistribuzione delle risorse con 0,66 per abitante. Significa che al Piemonte tornerebbero 2.800.000 euro, significa chiudere tutta la rete dei 5 centri di servizio per il territorio e del volontariato in Piemonte, perché ad oggi abbiamo 5 milioni e le fondazioni piemontesi contribuiscono per 10 milioni. Non ha senso che il Piemonte sia danneggiato. La rete piemontese ha già ridotto da 9 a 5 centri, le associazioni di volontariato che sono medio piccole senza di noi non possono sopravvivere, non hanno una sede, non hanno dei consulenti, non hanno più i servizi. Questo decreto, se così scritto e così passa, rischia di uccidere il mondo del volontariato. Noi bastiamo noi stessi, ma abbiamo bisogno di esistere perché poi le associazioni di volontariato possano andare avanti a lavorare e possano assolutamente continuare la loro opera. Questo sarebbe un danno enorme. Oggi giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Per segnalare questa giornata all'attenzione della città, Verbania ha deciso di far illuminare per tutta la sera di color rosso sia il municipio di Pallanza che Palazzo Pretorio a Intra. E ad Arona hanno sfidato la pioggia per richiamare l'attenzione sul tema della violenza sulle donne. Giornata per ricordare le violenze sulla donna, che Arona ha voluto ricordare questo momento, questa tragica realtà. Sì, anche quest'anno, devo dire per il secondo anno consecutivo, abbiamo organizzato una serie di iniziative in collaborazione tra l'assessorato alle pari opportunità e la consulta femminile aronese, iniziative che sono iniziate il 17 marzo con l'opera teatrale Barba Blu 2.0 e sono proseguite oggi con questo corteo, proseguiranno ancora con il gazebo con il quale si vendono dei libri, si donano libri a offerta libera, il cui ricavato unitamente a quello del teatro andrà per un progetto di donna che ha subito violenza. Concluderemo poi con il convegno organizzato dalla consulta femminile aronese del 2 dicembre in Aula Magna, dove affrontiamo proprio il tema del cosa fare in caso di. Anche il territorio di Arona è gravato da questi problemi? Sì, abbiamo proprio fatto un incontro ieri in provincia e purtroppo abbiamo ad oggi nel 2016 su 75 accessi allo sportello donna, ben più della metà sono proprio di violenza non tutta fisica, violenza economica, violenza psicologica. Quando sono coinvolte da questi problemi, a chi si devono rivolgere? Si devono rivolgere, prima di tutto rompiamo il silenzio, come sarà la serata divulgativa che faremo il 2 di dicembre. Per cui bisogna rivolgersi agli amici, prima ai parenti naturalmente, ma anche alle strutture pubbliche, perché abbiamo avvocati, abbiamo una rete intorno, ci sono avvocati, ci sono medici, ci sono forze dell'ordine. E quindi dobbiamo imparare a chiedere aiuto. Sopralluogo ad Arquata del Tronto, comune colpito dal terremoto, da parte dei vertici delle associazioni ossolane impegnate nel progetto di raccolta fondi per donare una casetta in legno alle popolazioni. Sono partiti alla volta del Centro Italia oggi, portando con loro anche due roulotte donate da privati. La squadra dei volontari è composta da elettricista, falegname e idraulico. Con loro hanno portato anche generi di prima necessità, soprattutto per l'igiene personale e della casa. Saranno donati alla comunità del piccolo comune di Rocca Fluvione in provincia di Ascoli Piceno. Premio Resistenza. Questa mattina il vincitore Massimo Cirri è arrivato a Omegna per incontrare gli studenti delle scuole superiori cittadine. Un classico che precede la cerimonia di consegna del premio in programma per domani pomeriggio. Questo libro un po' particolare, dedicato alla storia davvero strana, poco conosciuta, anzi sconosciuta quasi del tutto, del figlio di Palmiro Togliatti.
Aldo Togliatti, sì, un signore che si è beccato al peggio del Novecento, lo scontro, la guerra, lo scontro fra il comunismo, le violenze dell'ideologia, e poi però, dato che il Novecento ha prodotto anche delle cose intelligenti, i diritti civili, la liberazione, per esempio una specialità italiana, il fatto che si possa essere matti senza dover stare rinchiusi, questo a lui non viene permesso, per cui sta poi 31 anni, muore, è una storia recente, muore nel 2011, in una clinica psichiatrica, e quindi il peggio del Novecento e nessuna delle possibilità del Novecento, è una condanna. Ecco, ai giovani e ai ragazzi che cosa vuole dire attraverso le pagine di questo libro? Quale messaggio si può dare? Alla fine è quello che dico ai miei figli, che sono appena più giovani di questi ragazzi di Omegna, e cioè che noi siamo i primi, io, quelli che hanno una certa età, la prima generazione che non ha avuto la vita attraversata dalla guerra. E quindi questo deve far pensare, perché mio papà una guerra se l'è presa, il nonno se ne è presa due, noi abbiamo la responsabilità di essere in pace, ed è una responsabilità, una cosa su cui riflettere, da accarezzare. Ma la parola resistenza ha ancora un significato allora oggi? E in che modo? Come la possiamo declinare? Soprattutto per i ragazzi che appunto non hanno conosciuto gli orrori della guerra. Sì, credo che abbia un valore etico. Credo che resistenza sia la possibilità, il dovere di stare al mondo come persone decenti, di guardarsi allo specchio e di vedere una persona decenti. Qualcosa che ha a che fare con la dignità, con il rispetto, con dei valori comunitari nei tempi in cui i valori sono solo quelli dell'io o del mandare a fanculo qualcun altro da qualche parte. Insomma, credo che la resistenza adesso sia etica. Quello che sta succedendo è solo in difficoltà. Il parroco di Baveno, Don Alfredo Fomia, cittadino onorario, la cerimonia ieri sera prima dell'inizio dei lavori del Consiglio Comunale. Cittadinanza onoraria per Don Alfredo Fomia, prevosto della parrocchia di Baveno dei Santi Gervasio e Protasio dal 1975 al 2014. Il riconoscimento è stato assegnato dal Consiglio Comunale ieri sera. Il sindaco Maria Rosa Gnocchi ha letto le motivazioni. Don Alfredo, negli anni del suo lungo ministero bavenese, ha saputo essere punto di riferimento non solo per la comunità religiosa, ma per tutta la comunità civile, perseguendo con una visione ecumenica di grande apertura e rispetto la ricomposizione tra popolo della Chiesa e popolo laico. È stato anche e soprattutto colui che ha sollecitato la nostra comunità ad interrogarsi sulla propria storia e sulle proprie radici con un paziente lavoro di ricerca, ascoltando e raccogliendo testimonianze, documenti e ricordi. Grande è stato il ruolo di Don Alfredo quale custode della memoria, il granito rosa e la dignità del lavoro della nostra gente, il sacrificio dei 17 martiri, l'eccidio degli ebrei. Don Alfredo è, come ha ricordato il sindaco, ideatore, promotore e protagonista del recupero del centro storico monumentale, rendendolo un centro vivo e vitale di incontro e accoglienza. Il parroco per quasi quattro decenni ha accompagnato la comunità religiosa e civile nei giorni felici, nei momenti di gioia e ancor più nei passaggi di difficoltà e di crisi, con attenta vicinanza alle persone, sapendo confortare, consigliare e guidare. Infine, la città di Baveno ha espresso profonda riconoscenza a Don Alfredo Fomia per la lezione di umanità, di responsabilità solidale, di condivisione di valori universali che ha rappresentato preziosa ricchezza per la comunità e che resta solido patrimonio per l'avvenire. E ora siamo a parlare del ricco calendario di eventi in programma questo Natale a Omegna. Non sarà solo l'albero di Natale gigante, alto più di 10 metri e illuminato da 25.000 lampadine LED, ad illuminare le feste natalizie omegnesi. Quest'anno il capoluogo del Cusio si veste a festa con una miriade di iniziative programmate per richiamare persone di tutte le età. Luci colorate, musica, festeggiamenti e addirittura anche fuochi d'artificio, rigorosamente accompagnati da musiche natalizie, faranno da sfondo però a iniziative che si terranno per solidarietà. Fra le attrazioni principali anche un grande igloo in materiale plastico ma illuminato, posizionato in Largo Cobianchi, mentre per chi ama avere un tocco in più di suggestione natalizia anche una pista di pattinaggio che verrà ubicata nell'area dei giardini pubblici in riva al lago. Mercatini, mostre di fotografie e sculture, mostre natalizie e spettacoli e naturalmente Babbo Natale saranno gli ingredienti principali conditi con tante novità.
Babbo Natale, ad esempio, arriverà non in slitta, siamo in riva al lago, ma con un trenino. Lo stesso trenino che porterà poi il pubblico in giro per la città, per la gioia dei bambini, ma anche degli adulti, che almeno per qualche giorno vorranno tornare ad essere bambini. Tra le numerose manifestazioni non poteva mancare la salita al campanile di Omegna, dove dall'alto si potrà ammirare il panorama della città e il lago. Il programma prenderà il via sabato già al mattino alle 9 con l'apertura dei mercatini in centro città e alle 17 con l'inaugurazione al forum della bottega di Natale. Alle 17.30 tutti in piazza, vista lago, per l'accensione del grande albero di Natale, posizionato sulla piattaforma galleggiante. Domenica si ricomincia alle 9 con il mercato natalizio ricco di sapori e colori, ad Agrano con il tradizionale mercatino, arricchito dalla presenza del gruppo folcloristico Mottarone di Sovazza, e sempre domenica pomeriggio alle 14.30 con lo spettacolo dei bambini alle scuole. Per godersi lo spettacolo dei fuochi d'artificio musicali bisognerà aspettare il 18 dicembre alle 18, ma nel frattempo, tutti i giorni, Omegna offrirà qualcosa, a cominciare dalle mostre dei presepi artistici allestiti nelle chiese. E ora uno sguardo alla nostra programmazione. Alle 20.35 su Vice Azzurra TV, un nuovo appuntamento con il Sasso nello Stagno. Sentiamo le anticipazioni. Anche questa settimana nel Sasso dello Stagno continuiamo la nostra carrellata di personaggi che ci raccontano la nostra storia, la nostra memoria, le nostre tradizioni. Dopo Benito Mazzi, Teresa Valsesi, Rino Cerutti e Carlo Pessina è la volta di padre e figlio, di un padre e un figlio che sono qui con me, Loris Bonavia e Luca Bonavia. Sono qui con me perché hanno dato vita a un'esperienza bellissima che si chiama Cantare Storie. Lungo molti anni hanno raccolto le voci del passato, cioè autentiche voci del passato, quindi hanno raccolto antiche canzoni, antichi canti popolari delle nostre valli, le hanno registrate e poi le hanno affidate a musicisti prestigiosi che le hanno ricomposte in musica e oggi sono il repertorio di Cantare Storie. Vedremo un po' di scoprire questo mondo magico fatto da voci del passato, quindi appuntamento a Sasso nello Stagno. E per lo sport parliamo di basket, con il menù del sabato sera davvero ricchissimo. Un sabato sera palpitante per gli amanti del basket con tutte le nostre squadre sul parquet. La prima della classe Paffoni, dopo la vittoria conquistata lunedì nel derby a Castelletto contro la Vinaville Cipir, se la vedrà al Pala Battisti con la Fiorentina. Accreditata alla vigilia come una delle più autorevoli candidate ad un campionato di vertice, la squadra gigliata ha cominciato malissimo la stagione. A farne le spese coach Giulio Cadeo, che è stato sollevato dall'incarico due settimane fa. Al suo posto Andrea Nicolai, bandiera del basket a Montecatini. Il roster della Fiorentina è di tutto rispetto, con giocatori di categoria come il playmaker Bloise, le guardie Poltronieri e Motta, le ali Valentini e Longobardi e di centro Rosignoli. Ghizzinardi può sorridere per il recupero di Simoncelli, che dopo un mese di stop torna a disposizione. La Paffoni dunque ritrova il suo metronomo, l'uomo che può fare la differenza, il direttore d'orchestra che tutti aspettano. Non solo Paffoni Firenze però, perché al Palamico va in scena la sfida Mami Vinaville Cipir, che per le parti basse della classifica assume un'importanza assoluta. Oleggio ha 6 punti ed è reduce dalla vittoria in trasferta a Piombino, la terza nelle ultime 4 partite giocate, mentre Domo, penultima a 4, ha perso il derby con Omegna ed in trasferta non ha mai assaporato la gioia dei 2 punti. Per la verità, in casa gli Sharks sono ad 1 vinta e 3 perse, insomma una partita senza pronostico o quasi. E vi ricordo il nostro sito internet www.tuttonotizie.info. Per il momento grazie per averci seguiti e buon proseguimento con le nostre trasmissioni.